Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Come avete visto alla sigla, questa settimana presentiamo la seconda nuova rubrica che il canale introduce quest'anno e che probabilmente ci farà compagnia fino a quest'estate. Sì, sarà qualcosa di veramente grosso, probabilmente è la cosa più complessa che ho cercato di fare sul canale in tutti questi anni. Non me ne posso prendere tutto il merito perché in realtà è una collaborazione tra me e varie altre persone. Anzi, prima di tutto voglio ringraziare Max di Dungeons & Drones. Trovate il link al suo gruppo Facebook in descrizione, che è quello che materialmente ha realizzato tutte le immagini in 3D che vedete nella sigla e anche nei prossimi video, e poi tutti gli altri che hanno partecipato, ma ne parleremo tra un attimo. Prima di andare avanti, vi voglio ricordare che avete ancora una settimana per inviare le possibili domande per il video del compleanno del canale, che sarà tra 2 settimane, ma io la prossima settimana dovrò montarlo, quindi se avete domande che volete farmi, sia sul canale sia in generale, scrivetele nei commenti sotto, io poi vedrò di rispondere a tutti quelli che posso nel video, dipende da quante domande arriveranno. Ribadito questo, veniamo al sodo. Che cos'è il generatore a Fallout Story? Partiamo dall'inizio. Nel corso degli anni, molti di voi mi hanno più volte chiesto se potessi fare delle sessioni in live. Ora, fare una sessione in live è più complesso di quello che probabilmente il fatto che ce ne siano così tante vi abbia fatto pensare. E nel mio caso particolare, a parte il fatto di non avere proprio i mezzi per realizzarle, perché non basta che io abbia telecamere e microfono, dovrebbero averlo tutti, si tratta anche proprio di problemi di linea. Dove abito io, semplicemente una connessione decente non c'è, quindi streamare va al di là di quello che posso fare. A meno di non cambiare casa. No, non ho intenzione di cambiare casa per fare le live. Al di là di tutto questo, però, in realtà il motivo per cui non ho mai voluto fare niente del genere è perché lo scopo del mio canale non è quello di fare intrattenimento. Il mio scopo è quello di fare formazione. Io spiego le cose. Poi cerco anche di farlo in maniera, si spera, interessante, ma il mio scopo è quello di educare. Fare semplicemente una registrazione di me che gioco e lasciare che voi capiate da soli cosa sono le cose importanti e cosa no, francamente sarebbe antitetico con gli scopi del canale. Tra l'altro, poi di canali che fanno cose del genere ce n'è già pieno, nel caso andatevi a vedere le live di una stanza tutta per me, lui è bravo. Avevo anche pensato di provare a fare qualcosa con una specie di commento tecnico in tempo reale, ma fondamentalmente pensate di dover seguire una quest che ogni 10 minuti si interrompe perché il master si volta, guarda in camera e spiega quello che sta facendo. Sarebbe incredibilmente discontinuo da guardare per voi e soprattutto sarebbe incredibilmente frustrante per quei poveracci che la quest dovrebbero giocarla, che diventerebbero delle sorte di cavie da laboratorio. Quindi diciamo che ho sempre accantonato il progetto. L'anno scorso però ho avuto un'idea che forse mi permette di fare le due cose contemporaneamente, senza che questo diventi qualcosa di ingestibile. Ed è da lì che è nata l'idea della serie di Il generatore a Fallout Story. In questo video zero, diciamo, vi presento più o meno cosa sarà questa rubrica, poi nel corso dei mesi la vedrete svilupparsi. In pratica, il generatore è una quest che ho scritto io, cercando di tenerla il più minimale possibile, ma inserendo al suo interno tutti gli elementi che potrebbero essere utili durante
il masteraggio a un master, ovviamente cercando di privilegiare le cose per i master meno esperti. Sì, come ho detto, questo è un canale di formazione. Nello specifico, la quest sarà il classico dungeon D&D-esco. I giocatori saranno un gruppo di avventurieri che dovranno entrare in questo dungeon, trovare il tesoro in fondo al dungeon e uscirne. Ovviamente le cose saranno più complicate di così, ma questo lo vedremo. La quest è ambientata nell'universo narrativo di Fallout, molti di voi l'avranno già riconosciuto alle grafiche. Per chi non lo conoscesse, è un'ambientazione che è stata sviluppata a partire dal 97 per una serie di videogiochi di ruolo, tra l'altro molto famosi e molto apprezzati, almeno i primi. Negli ultimi anni le cose sono un pochino cambiate, ma va al di là dello scopo di questi video. La quest utilizzerà un regolamento modificato che ho fondamentalmente scritto io sulla base del D20 System 3.x con l'aiuto di Vidar e del vecchio Lou. Ne ho anche parlato qualche anno fa in un video, ve lo lascio qua se volete andarlo a recuperare. Comunque, si basa sull'SRD di Pathfinder 1, con l'introduzione di una serie di regole varianti e più altre regole scritte custom. Anche di quello faremo poi un video apposta per parlarne. Diciamo che questo è stato il mio lavoro preliminare da master, quello di cui abbiamo parlato in tutti i video della serie. Una volta fatto questo, ho riunito un gruppo di giocatori. Ovviamente loro hanno fatto una sessione zero in cui hanno creato i personaggi, hanno fatto anche un paio di combattimenti di prova. Questa parte non la vedrete nella serie, però è importante che sappiate che ci sia. E poi hanno affrontato praticamente come prima loro quest reale questo dungeon. Vi ho registrato tutto, rimontato, e da questo mese in avanti potrete vedere le loro avventure. Ovviamente, però, una quest non è nulla senza i suoi personaggi, quindi facciamo che saranno loro stessi a presentarvi. Quindi, signori, quando volete. Salve, io sono Max. Forse vi ricorderete di me per la salomonica aplomb con cui contribuisco alla moderazione di Pathfinder GDR Italia, oppure avrete notato i video che posto ogni tanto su Facebook per Dungeons & Drones, la paginetta con la quale ho partecipato a questo progetto. In questa quest ho giocato Nando Henderson, un ranger, come si evince probabilmente dal fatto che ho usato l'immagine del ranger di Fallout, specializzato nel tiro da lontano, nascosto, vigliaccamente, e nel creare effetti sul nemico attraverso colpi mirati, una variante inserita dal Master Kai per questo sottosistema ispirato a Fallout. La logica con cui ho costruito il personaggio è stata: devo stare indietro, devo cercare di non farmi colpire, devo cercare di fare in modo che se vengo colpito devo subire pochi danni, se ne subisco devo poterli recuperare, e da lontano, a parte sì, fare ovviamente danni, che è sempre bello e gratificante, devo cercare di debuffare il nemico. Oltre al sapiente uso dei fucili, noterete una mia tendenza che mi porto dietro in qualunque gioco, in qualunque sistema, in qualunque regolamento, una mia tendenza a cercare di usare l'ambiente e l'equipaggiamento, oltre semplicemente alla scheda, e un caratterino un po' edgy, perché in fondo, ehi, io vengo dall'old school. Ciao a tutti ragazzi, io sono Giacomo e in questa avventura impersonificherò il personaggio di Jack Due Pistole. Jack Due Pistole parte dal semplice concetto di divertire divertendosi, un soggetto dall'idea lineare, sì, ma che in realtà permette di sviluppare molti aspetti interessanti e divertenti. Jack risulta un personaggio estremamente grottesco quando parla, soprattutto se si parla di sparare. È molto legato ai suoi amici, anche se non sempre riesce a seguirli con attenzione, e perciò si permette una sua libera interpretazione. Fondamentalmente si tratta di un pistolero, con non molte qualità in effetti, ma completamente incentrato a soffocare gli avversari con una pioggia di proiettili. Dopotutto, una mente così salda in un mondo devastato è essenziale, no? Ciao ragazzi, io sono Don Vecchi e in questa avventura sarò Don Lurido, detto onesto, il viscido del gruppo.
Quel tipo di personaggio che il party vuole ma che detesta. Furtivo, con alto istinto di conservazione e si spera furbo, ma fragile, estremamente fragile. L'idea nasce dal fatto che in tanti anni non ho mai giocato un PG del genere. Sono sempre stato tipo da prima linea, molto poco sociale. La build si basa sul ladro classico, singola arma da fuoco, singola arma da corpo a corpo. Lo stile è quello solito, mai stare da solo, mai attaccare da solo, essere paranoico, non farsi coinvolgere nei conflitti, ottima percezione e furtività. Questo per cercare di sopravvivere in un mondo in cui la guerra non cambia mai. Ciao ragazzi, io sono Gianni e in questa avventura impersonerò il personaggio, quello ovviamente il più figo di tutti, ossia Gianni Williams. Williams è ovviamente un riferimento al personaggio del notissimo film della casa, Ash Williams. La mia idea riguardo a questo personaggio è stata quella di creare un personaggio che fosse una continua citazione a tutti i film che riguardano la casa e l'armata delle tenebre e che tendenzialmente svolgesse il ruolo di personaggio comico all'interno del gruppo, pur rimanendo un gran figo. La build del mio personaggio sarà un cavaliere che in questo specifico set di regole è stato reskinnato come predone. L'idea di base di questa build è che il personaggio sia molto utile nel combattimento corpo a corpo e che sia contemporaneamente in grado di fornire dei vantaggi bonus. Mi vedete utilizzare alcune abilità speciali che ho realizzato tramite l'utilizzo di alcuni talenti, in maniera da fornire attacchi aggiuntivi e bonus ai danni tiri a colpire ai miei alleati. Ovviamente non potevamo fare a meno di Gianni anche in questo. Come è effettivamente organizzata la serie? Questo è un attimo più facile a farvelo vedere che farlo, ma in pratica la serie avrà una cadenza mensile, dovrebbe essere un video al mese, grosso modo. Ma ogni video sarà diviso in due parti. Una parte sarà la sessione di gioco vera e propria, che metterò come video a sé stante, nel caso vogliate seguire la storia e trarre da voi le vostre conclusioni. Non è un filmato raw, è comunque stato editato per la scorrevolezza, però quello sarà, diciamo, di relativo intrattenimento. Ogni filmato di questi sarà poi accompagnato da un altro video, che invece sarà il commentario vero e proprio, in cui io mi soffermerò a spiegare degli aspetti tecnici in base alle situazioni che sono uscite durante la quest, fondamentalmente usando la quest come esempio pratico per illustrare una serie di concetti che potrebbero succedere a voi mentre masterate e in cui spiegherò perché ho preso determinate decisioni in quel momento. E ovviamente poi nei commenti la gente dirà se è d'accordo o se non è d'accordo. Se sono riuscito a fare quello che volevo fare, in questo modo c'è la possibilità di seguire la quest senza interruzioni e ci sono anche dei video tecnici per chi è interessato esclusivamente agli aspetti di apprendimento. Eccezionalmente cominceremo già dalla prossima settimana, anzi mercoledì dovrebbe uscire il primo video della quest e domenica prossima uscirà il primo video di commentario. Ora, diciamo che per questo video è tutto, ho già introdotto forse anche fin troppo, ma diciamo che sono io stesso in hype per questo progetto, dovete scusarmi. Vi ricordo ancora, se avete domande per il video del compleanno del canale, scrivetele qui sotto nei commenti, scrivetemi anche cosa ne pensate di questa follia che ho messo insieme al mio gruppo di gioco. Per il resto, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Schiacciate la campanella per non perdere le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.